Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che quest'oggi apriamo a tema Pasquale. In attesa del riconoscimento dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità, si è tenuta ieri sera a Chieti la storica processione del Venerdì Santo con le presenze contingentate ed è andata in scena questa edizione. Di un rito che si ripete quasi ininterrottamente, pensate un po', dall'842, ovviamente dopo Cristo, Selenia Secondi. Le note del Miserere di Saverio Selecchi sono tornate a vibrare lungo le strade di Chieti con i suoi 190 cantori e i 120 elementi d'orchestra diretti dal maestro Loris Medoro. Sono le 19:30 quando il lungo corteo della processione del Venerdì Santo, dopo aver percorso dalla cattedrale di San Giustino via Poglione, appare in piazza Valignani con lo stendardo nero dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, da secoli custode della tradizione. È un susseguirsi di uomini incappucciati, ognuno con le mozzette, la mantellina di colori diversi che rappresenta le varie confraternite della città. È l'appuntamento simbolo della spiritualità teatina. Sfilano l'angelo con l'abito viola che reca in mano il calice della passione, il gallo che cantò dopo che Pietro rinnegò per 3 volte Gesù quando lo prelevarono per condurlo a casa del sommo sacerdote Caifa. E poi il velo che ritrae il volto di Cristo, copia del volto santo di Manoppello, la colonna che riproduce quella alla quale fu legato Gesù per la flagellazione, sulla quale sono posti la corona di spine, una tunica e i dadi. Con questi i soldati romani si giocarono le vesti del Cristo. Sfilano poi gli altri simboli della passione, la scala, la croce e con l'arrivo della statua dell'Addolorata arrivano anche le note struggenti del Miserere, che quest'anno con la guerra in corso in Ucraina hanno un'amarezza profonda. E l'amarezza è la sofferenza dipinta sul volto di padre Anatoly Griskiv della chiesa del Patriarcato di Costantinopoli che ha sede a Chieti Scalo. Ucraino di nascita è sempre stato presente nelle precedenti edizioni, ma quest'anno è apparso molto provato. Precede di poco l'arcivescovo Bruno Forte che benedice la folla, una folla composta e rispettosa dei regolamenti. Mascherine sul viso e in doveroso silenzio, quest'anno ci sono state meno presenze, circa 11.000 quelle stimate, per assistere dopo 2 anni di assenza per Covid all'evento dell'anno. Un appuntamento che per un chietino non è solo l'evento religioso, ma è soprattutto un rinnovare la tradizione tramandata di padre in figlio per la processione che non si era fermata nemmeno negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento carico di spiritualità che diventa il segno dell'identità di una città che ha bisogno di ritrovarsi. E avvicinandoci a quello che è l'evento più importante del cattolicesimo, del calendario cattolico, siamo andati ad ascoltare le parole del parroco della cattedrale Sancetteo di Pescara, l'abate Francesco Santuccione, che è stato intervistato da Paolo Renzetti. Don Francesco, che Pasqua sarà questa per la diocesi di Pescara, per la città di Pescara, ma per tutti i cristiani cattolici, i credenti, ma anche per chi non lo è? Sarà una Pasqua veramente di resurrezione, perché abbiamo bisogno proprio di aprirci a Gesù Cristo che è entrato nella sofferenza, nella morte, è chiamato l'uomo dei dolori per amore e ha vinto la morte, ci dà la speranza, la certezza che se noi ci riapriamo a Dio in Gesù Cristo, ecco, riscopriamo la fraternità universale. Oggi c'è tanto bisogno, abbiamo visto la guerra in Ucraina, ma tante guerre, come dice il Papa, la terza guerra mondiale a pezzetti nel mondo. Invece riscopriamo che Dio ci ha tanto amato in Gesù Cristo, che ci ha fatti scoprire che ci ama e siamo fratelli tra di noi, allora mettiamo insieme non le forze per farci male, per distruggere, ma per unirci, per costruire pace e fraternità. E anche insieme a questa pandemia ci fa capire che si è diffusa in tutto il mondo. Allora c'è bisogno di questa collaborazione proprio che è da Dio, dice amatevi, aiutatevi, questo è il mio comandamento. Ci dobbiamo aprire alla fede per proprio sperimentare che l'uomo senza il Signore non capisce perché vive, come vivere. Allora aprendoci a
a Dio, noi riscopriamo che siamo amati dal Signore, che siamo tutti fratelli e che anche la natura, che è dono di Dio, va rispettata. Infatti in questi anni abbiamo fatto, scusate, macelli. L'augurio che l'abate della cattedrale di San Cetteo di Pescara fa a tutti i parrocchiani, a tutti gli appartenenti alla diocesi di Pescara Penne. Ecco, l'augurio è che, tra virgolette, arrendiamoci all'amore di Dio, perché Lui ci ha amato per prima e Lui ci ama per prima. Se noi ci apriamo a questo amore, è fatta la cosa. Si cambia la tonalità tra di noi, non più l'uno contro l'altro, l'uno al di sopra dell'altro, ma l'uno affianca all'altro. Allora le gioie condivise aumentano, i dolori si portano meglio ed è Pasqua. E intanto l'Abruzzo è la regione italiana con la più alta incidenza del Covid per 100.000 abitanti e sono oltre 45.000 gli abruzzesi attualmente positivi. Secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità, inoltre, aumenta anche il rischio di reinfezione. Saranno oltre 45.000 gli abruzzesi che trascorreranno la Pasqua col Covid. L'Abruzzo è la regione italiana dove il virus circola maggiormente, l'unica questa settimana a superare il valore di incidenza di 1.000 casi per 100.000 abitanti. Il valore medio nazionale è di 717. In Abruzzo è esattamente di 1.014,6. Nella classifica del numero di contagi rispetto alla popolazione seguono Umbria e Veneto, mentre l'incidenza più bassa è quella che si registra in Valle d'Aosta. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Responsabile dei contagi è ormai in toto la variante Omicron, in particolare la sottovariante Omicron 2. Le province più colpite sono quelle di Chieti e Teramo. Omicron mediamente ha tempi di negativizzazione più lunghi, dai 15 ai 20 giorni. Le ospedalizzazioni però, benché l'alta incidenza del virus, restano stabili, sia in area medica che in terapia intensiva. L'analisi dell'IS, inoltre, i cui dati sono a partire dallo scorso 6 dicembre, quando cioè ha avuto inizio la diffusione di Omicron, mette in luce un aumento del rischio di reinfezione. Nell'ultima settimana la percentuale di coloro che guariti si contagiano di nuovo è del 4,4%, lo 0,3% in più rispetto alla settimana precedente. Le donne sono maggiormente a rischio contagio bis, così come coloro che hanno meno di 50 anni d'età. Soprattutto però è più facile che contragga nuovamente il Covid chi è guarito da oltre 7 mesi o chi si è vaccinato da più di 120 giorni. In totale dall'estate scorsa sono stati oltre 330.000 coloro che in Italia sono stati reinfettati. Questa ad ogni modo sarà una Pasqua con meno restrizioni. Il Super Green Pass è necessario in strutture sportive, discoteche e cinema, mentre quello base, ottenibile con test negativo, serve per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi a lunga percorrenza o per effettuare colloqui in carcere. Niente Green Pass invece per consumare all'aperto e per il trasporto pubblico locale. La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso le norme per i riti religiosi. In chiesa ancora obbligo di mascherina, ma sparisce il distanziamento sociale. Per il liturgico scambio di pace però basterà uno sguardo o un inchino, senza alcuna stretta di mano, mentre le acquasantiere rimarranno vuote. E vediamo i numeri del bollettino di oggi. Quest'oggi in Abruzzo sono 1.948 i nuovi positivi, eseguiti 2.725 tamponi molecolari e 11.038 test antigenici. 8 sono i deceduti, 1 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara. I guariti delle ultime 24 ore sono 891, gli attualmente positivi aumentano di 1.049 unità, sono 46.575 nella nostra regione, di questi 315 sono i pazienti ricoverati in area medica, 21 in più rispetto a ieri, mentre 12 sono in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 46.248 positivi accertati, 1.030 in più, sono in isolamento domiciliare. Dei casi odierni, 313 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 628 a quella di Chieti, 448 a quella di Pescara, 463 a quella di Teramo, mentre 35 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 61 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza.
E con questi giorni di festa a grandi passi si avvicina l'apertura della stagione balneare, si partirà a maggio, ma già in questi giorni di sole in tanti stanno affollando i lidi. La crisi probabilmente alle spalle, i balneatori sono pronti a ripartire. A maggio inizierà la nuova stagione che si spera possa essere foriera di soddisfazioni, come spiega ai nostri microfoni il presidente della SIB Abruzzo, Riccardo Padovano, che ripropone fortemente l'idea del mare d'inverno per una stagione di 365 giorni. Si deve partire col sorriso, perché il mare è allegria, il sole illumina tutta la città, ma illumina la gente. Alle mie spalle vedete già le nostre attività sono a pieno regime. Questa è una di quelle questioni che abbiamo affrontato la scorsa settimana con la Regione per avere il cosiddetto mare d'inverno. Oggi è la giornata di Pasqua, il nostro lungomare è pieno di gente. Queste sono le notizie che noi dobbiamo dire all'opinione pubblica, alla gente, ridare il sorriso, perché ci sono tante notizie tristi. Le notizie tristi purtroppo appassiscono anche la società. Quindi dobbiamo, per fare questo, che dobbiamo fare? Noi stabilimenti balneari che ruolo abbiamo? Noi abbiamo il ruolo di far stare bene tutti i cittadini. L'obiettivo è che ai primi di maggio siamo già pronti per partire, molto probabilmente anticiperemo di 2 giorni l'apertura della stagione balneare, e quindi significa che il servizio di salvamento, significa che tutte le postazioni di sicurezza in mare sono ad hoc. Per chiudere, Padovano, nei giorni scorsi avevate lanciato anche un appello a molte persone, molti ragazzi, perché voi avete bisogno di lavoratori stagionali, avete avuto anche qualche difficoltà, state avendo delle difficoltà a trovare lavoratori stagionali per le spiagge. Questo è un problema che adesso lo stiamo affrontando, abbiamo cercato anche di assumere persone che sono i rifugiati dall'Ucraina, abbiamo qualche difficoltà ai fini della burocrazia, però abbiamo bisogno veramente di personale, abbiamo personale di cucina, di sala, camerieri, steward di spiaggia, direttore di spiaggia, abbiamo bisogno di tante unità lavorative. Contattateci, il nostro ufficio e la Confcommercio hanno aperto lo sportello per ricevere le segnalazioni. Tante strutture balneari, compreso gli alberghi e i ristoranti, sono carenti sotto questo aspetto. Cerchiamo il personale, noi siamo ad accogliere anche questa opportunità. La commissione consiliare regionale che si occupa di viabilità ha dato il via libera alla proposta del Partito Democratico per quanto concerne il passaggio ad ANAS di alcune strade delle aree interne. Stefano Recanati. Approvata all'unanimità dalla competente commissione consiliare regionale la proposta del consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli relativa alla statalizzazione di alcune strade delle aree interne che passeranno sotto la competenza dell'ANAS. La risoluzione prevede in sostanza che le strade di collegamento tra due arterie statali e che viaggiano verso località di tipo turistico, religioso e naturale delle aree interne passino prioritariamente in gestione dell'ANAS, ciò a beneficio principalmente della loro manutenzione e riqualificazione. Una procedura importante che è cominciata già da alcuni anni. Nella prossima programmazione, con questa risoluzione, chiediamo che le strade di collegamento tra due strade statali e che sono collegamento verso giacimenti di tipo turistico, religioso, naturale o di altro tipo, siano prioritariamente passate in gestione all'ANAS. Il perché è facile da comprendere, perché l'ANAS garantirebbe una maggiore manutenzione nel corso degli anni e anche una maggiore riqualificazione. Questo deve avvenire prioritariamente per le aree interne. Sono sicuro che ancora una volta per il futuro si dà una preferenza alle aree interne della nostra regione. E ora lo sport col calcio di Serie C. Giovedì sera al Melani di Pistoia è arrivato il primo gol stagionale per Iglianes, rete importante con il quale il Pescara ha messo in ghiaccio la sfida, e il 25enne difensore nel dopogara ha anche parlato del cambio di allenatore e dei playoff. Ascoltiamolo.
Sì, sono contento di averle dato una mano alla squadra e sì, sicuramente meglio non poteva andare. Sì, l'ho detto prima, nelle partite ci sono dei momenti, sicuramente il primo tempo loro hanno giocato bene, ma noi siamo stati bravi a andare in vantaggio 2-1 prima di finire il primo tempo, poi sul secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo chiusa e l'abbiamo gestita noi. Sì, abbiamo fatto un passo in più, però aspettiamo che il prossimo fine settimana riusciamo a completare quell'obiettivo che ci avevamo messo a gennaio. Prima di tutto pensiamo a noi, a far bene, a continuare a crescere per arrivare bene ai playoff, e poi si arrivano belle notizie, meglio ancora. Ah, nel calcio lo sanno tutti, quando si cambia un allenatore la squadra sicuramente non è contenta perché è colpa di tutti, non è solo colpa dell'allenatore, quindi questo sicuramente. Poi quando arriva un allenatore nuovo, come in questo caso, c'è quella spinta in più che vogliono dimostrare tutti che sono pronti, che possono giocare, no? Tanto quelli che stavano giocando come quelli che giocano di meno, quindi in allenamento si alza tanto il livello per dimostrare al mister che siamo pronti tutti, che possiamo dare il massimo. Il playoff l'ho già fatto, è un campionato a parte, difficilissimo, sicuramente abbiamo una squadra e una rossa per far bene e dobbiamo continuare a dimostrare in campo quello che valiamo ognuno. La sconfitta contro l'Ancona ha comunque dato la matematica salvezza al Teramo, mentre l'Ancona si appresta a disputare i playoff. Ascoltiamo i due tecnici, Federico Guidi e Gianluca Colavitto, al microfono di Jacopo Forcella. Abbiamo chiuso definitivamente il discorso salvezza, avevamo visto i risultati in panchina, infatti abbiamo cercato di spingere per andare a provare a riprendere la partita con tutte le nostre forze. Peccato, perché sono stati due errori, insomma due gol che potevamo sicuramente evitare, che ci hanno messo la partita in salita. Però ecco, siamo contenti di aver raggiunto definitivamente l'obiettivo che ci era stato prefissato. Peccato, perché potevamo giocarci qualcosa di più se oggi fossimo riusciti a vincere, però è chiaro che con un attacco come quello dell'Ancona, nel momento in cui sbagli sono cinici a realizzare quello che te gli concedi, e quindi complimenti a loro. E ora giocheremo una partita bella, perché siamo praticamente possiamo decidere, diciamo, la vincente del nostro campionato, quindi troveremo un avversario bello carico e motivato, e quindi servirà una bella partita. Eravamo partiti con un progetto, poi ci è cambiato in corso d'opera, insomma tanto le note vicende le conoscete tutti, poi ci siamo ripresi. Penso che alla squadra e ai ragazzi gli debba essere dato atto che di non aver mai mollato, e quando tutto sembrava caderci addosso, e mi riferisco dopo la sconfitta con il Montevarchi, hanno fatto un rush finale che meritano applausi, e anche oggi siamo contenti perché chi era presente allo stadio, i nostri tifosi, che loro meritano veramente un gran 10, me lo sento di darglielo perché ci hanno sostenuto sempre, e di questo ne sono orgoglioso, e sono anche orgoglioso di averli vissuto per tutta questa stagione. A 90 minuti dal termine, quanto è felice, soddisfatto di questa stagione dell'Ancona? Sì, Jacopo, ci sarebbe da dire alcune chicche, però me le tengo per me, diciamo. Faccene una. Vabbè, sono dati di fatto, comunque una squadra comunque di ragazzi che stanno girando il film quest'anno. In passato non è che abbiano fatto chissà quale film abbiano girato, no? E quindi ti metti a disposizione loro si mettono a tua disposizione e si creano quelle situazioni che si sono create quest'anno. Come pellicola non c'è male, però. Sì, è vero, ma perché guarda, si applicano, e questo è importante. Quindi logicamente sono loro che vanno in campo, sono loro che ci mettono l'impegno e la voglia di farsi conoscere. Poi non sempre ci sarà Colavitto, ci sarà qualche altro allenatore, dovranno dare a quell'altro allenatore. Almeno fino alla fine dei playoff Colavitto ci sarà, però. Sì, è vero. E, a
adesso ci rilassiamo, i ragazzi hanno voluto un giorno in più di riposo e quindi passeranno una serena Pasqua sportivamente parlando, ecco. Serie D, gol pesanti e fascia da capitano. Stefano De Gidio, attaccante del Castelnuovo Vomano, prova a caricarsi la squadra sulle spalle per centrare l'obiettivo salvezza senza passare dai play-out. Vero e proprio tuttofare. Potrebbe essere soprannominato benissimo così Stefano De Gidio, l'esterno offensivo del Castelnuovo che anche quando non segna mette lo zampino vincente. È accaduto anche giovedì pomeriggio contro la temibile San Benedettese. Solita sgruppata lungo la fascia e poi assist vincente per Mattia Foglia. Si tratta del decimo assist stagionale tra campionato e Coppa Italia per lui. Domenica prossima contro il già retrocesso Nereto, De Gidio punta la doppia cifra anche in fase realizzativa per eguagliare lo scopo dello scorso anno. No dai, diciamo che ho fatto il mio, era una partita complicata, lo sapevamo, affrontavamo una squadra molto molto forte, dovevo sacrificarmi e l'ho fatto. Il secondo tempo poi eravamo in 10, mi sono spostato attaccante centrale, ho lottato, ho cercato di fare il massimo e alla fine le cose sono andate per il meglio. Con l'espulsione di Emili, il numero 7 si è posizionato come punto di riferimento offensivo, ma questo non le ha di certo tolto la voglia di lottare su ogni pallone. La sua versatilità lo sta consacrando come uno dei migliori talenti della categoria e chissà se anche per lui, come per il suo ex compagno Fagioli, ora l'Ancona Matelica, arriverà una chiamata dalla Lega Pro. Con questa vittoria comunque preziosissima, il Castelnuovo accorcia proprio sulla Samb, restando in corsa per la salvezza diretta. Diciamo di sì, dai, perché comunque l'abbiamo approcciata bene, sapevamo che dovevamo partire forte, lo abbiamo fatto, siamo andati sotto, l'abbiamo recuperato con un gran gol di Lorenzo, poi purtroppo c'è stata l'espulsione, ci siamo un attimo guardati e abbiamo detto che comunque dovevamo soffrire, sì, però non dovevamo rinunciare a giocare, con le ripartenze alla fine siamo riusciti a fare gol, abbiamo saputo soffrire, alla fine i 3 punti credo siano meritati. E questa era la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e buona serata.